Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Luca Cesaretti. L'assistenza tecnica è garantita da Daniele Bulgarini e Antonio Topolino. 24esima giornata, finora ricca di gol e di successi esterni, che è arrivata al penultimo atto. Milan-Napoli, una classica del nostro calcio, si chiuderà domani con Juventus-Udinese. Le squadre entrano in campo. Milan e Napoli sono le ultime due squadre ad aver vinto lo scudetto. Il Napoli ha lo scudetto sulla petto, il Milan ha vinto quello del 2022. E a proposito di questo, intravisto in tribuna Luciano Spalletti, l'artefice dello scudetto azzurro, però qui nelle vesti di commissario tecnico della nazionale, è qui ovviamente per lavoro. Il Napoli giocherà con un completo tutto azzurro, gli arbitri in giallo. Il Milan ci propone l'ennesima maglia di questa stagione, in settimana comunicato una nera per le partite in casa, una bianca per la prossima in trasferta a Monza. Hanno un significato, ci vogliono dire. Certo, uno vede Milan-Napoli e si immagina, no, le sfide tra Maradona e Gullit, oppure in precedenza tra Rivera e Totorno Giuliano, e invece adesso si deve adattare a vedere una Milan con questo nero antracite e numeri in grigio, mentre Napoli rispetta il suo tutto azzurro. Benvenuti in Radio Cronaca, Luca Cesaretti. Buonasera Giuseppe, a te e ai nostri radioascoltatori. Dicevi bene, quarta maglia per il Milan, avrebbe delle serigrafie che ricordano il gotico del Duomo di Milano, ma effettivamente, come sottolineavi te, insomma, vedere il Milan in casa con una maglia diversa dal rosso al nero classico in un grande spettacolo come quello di stasera, sottolineato da una cornice delle grandi occasioni, è un po' un peccato. Per chiudere il discorso sulle maglie, indubbiamente la serigrafia sono quasi delle opere d'arte, ma le opere d'arte delle squadre sono le loro divise, non ne esistono di brutte, perché sono la loro storia, le loro divise. Quelle brutte sono le terze o le quarte che vengono inventate, vengono mostrate per una o due partite e poi giustamente spariscono. È iniziata la partita dunque, perde palla il Milan, attenzione a Kvaratskhelia che punta l'area di rigore, ci entra in questo momento, pallone al centro, la deviazione, il pallone che termina al lato Simeone, prima palla gol della partita al decimo esatto, azione di Kvaratskhelia che la mette al centro, Simeone, seppur prestato da Chier, ha provato a girare di prima intenzione mettendo il pallone al lato, ma questa è la prima occasione della partita. Qua il Napoli perde palla, attenzione, non ne approfitta il Milan con Leao che lancia troppo profondo per Pulisic che non arriva sul pallone. Qui si era praticamente aperto una voragine nell'area di rigore del Napoli. Il pallone che arriva ad Abdli sulla tre quarti campo, ancora Abdli che smista a sinistra per Teo Hernandez che va di prima intenzione per Giroud, tutti francesi. Il pallone per Leao in becca, ancora per Teo Hernandez che entra in area, gol! Vantaggio Milan, 24esimo, Teo Hernandez, e bastava una mossa per forzare la cassaforte difensiva del Napoli. C'era stata un'avvisaglia in precedenza su quel pallone che Leao avrebbe dovuto servire a Pulisic, adesso un corridoio per Teo Hernandez che è entrato dalla sinistra e sul suo palo ha infilato Gollini. 25esimo minuto, Milan 1, Napoli 0, Teo Hernandez. E lo dicevamo in precedenza, la fascia sinistra del Milan, arrivano da lì i pericoli, azione tutta di prima con Giroud che è retrocesso ancora una volta a fare da boa, ha iniziato l'azione Teo Hernandez e l'è andata a concludere, perché insomma Giroud per Leao, palla di ritorno perfetta con i giri contati sull'inserimento interno di Teo Hernandez, l'abbiamo visto tante volte, no, in questa stagione, non più giocatore solo da piedi sulla linea laterale, anche capace di queste sortite all'interno del campo. Ma guarda, è chiaro che il tifoso si aspetta dal campione i gol, perché i gol sono l'essenza del calcio, ma se Leao ti fa questi assist, lo aveva fatto a Frosinone per Giroud, qui ha letteralmente mandato in porta Teo Hernandez, beh, i punti arrivano, poi se segna o non segna il suo apporto lo dà, e come il passaggio di Leao è stato davvero bellissimo. Eh sì, anche perché poi Giuseppe, la presenza di Rafa Leao costringe le formazioni avversarie a rispettarlo
rispettare la sua velocità, in questo caso era con i piedi lui sulla linea laterale del campo, ma ha tirato a sé la difesa del Napoli e ha lasciato spazio per l'inserimento di Theo Hernandez. Ancora Leao, tiro da fuori e ci ha preso gusto il Milan, a mezza altezza il volo di Gollini che va a respingere, poi il Napoli fa suo il pallone. Conclusione di Florenzi, deviazione che per poco non ingannava Gollini, che riesce da terra a fare una parata stile quasi hockey, cioè sedendosi sul pallone ed anticipando soprattutto la possibile ribattuta di Giroud. Che errore di Bennacer, attenzione al Simeone, la conclusione alta, e qui Bennacer la stava combinando davvero grossa. Pallone che arriva a Anguissà che lo protegge, la tocca all'indietro, la conclusione, la palla che esce di poco al lato. Ci ha provato con una conclusione dalla limite il Napoli, dopo Anguissà per Politano, il tiro di Politano, palla al lato. Ancora il Napoli con Di Lorenzo, il capitano. Il tocco è ancora sulla destra dove c'è Politano che prova ad accentrarsi, poi va a servire di prima intenzione ancora per Raspadori, Politano, Mazzocchi di piatto al volo, diagonale provvidenziale da parte del Milan che va a mettere il pallone in fallo laterale. Si trattava proprio di Gabbia che è andato a spazzare via questo pallone. Il pallone è per Caraschelia che viene anticipato da Florenzi, ancora Musa, il lancio in area di rigore, Leao, palla fuori, fa tutto bene Leao, la piazza un po' troppo, palla che termina al lato, ottima la scelta di tempo di Musa. Leao va sempre con la semplicità e la facilità del giocatore tecnicamente superiore, però anche qui se avesse pensato un secondo in più per mirare la porta forse l'avrebbe centrata. Lindstrom mette in area di rigore per Oliveira, i due nuovi entrati, pericolosissimo il Napoli in area di rigore, la conclusione di Politano, pallone che si impenna, va e la fa sua Mignana, ma qua Napoli pericolosissimo con una mischia al limite all'area piccola, non c'è tempo per raccontarla perché siamo dall'altra parte. Theo Hernandez a grandi falcate, ancora Birra, non ce l'ha Leao perché Theo Hernandez gli mette un pallone dove doveva metterlo, se in area di rigore Leao non se la sente e non ci va. Di Lorenzo prova ad accentrarsi, Di Lorenzo arriva a Kvaratskhelia, Di Lorenzo per Raspadori, limite dell'area, Raspadori, l'1-2, Raspadori ancora per Lindstrom che va in aria di punta, palo clamoroso, autopalo, ancora Napoli, conclusione e Mignano che alza, clamorosa occasione Napoli, si dispera Mazzarri che si mette il cappuccio per evitare appunto di mostrare il volto, per quello che dice c'era stato un pallone di Lindstrom, una deviazione credo di Simic, palo interno, poi sulla ribattuta la conclusione alzata in corner da Mignan, tutti dentro, 96esimo minuto, tutto il Milan dietro, tutto il Napoli avanti, finirà qui Milan-Napoli, il Milan in vantaggio per 1-0, il Napoli prova l'ultimo tentativo con questa punizione di Politano, parte Politano, palla in aria, esce Mignan con i pugni, allontana l'arbitro, fischietto in bocca, finisce qua. Milan batte Napoli 1-0, Milan che avvicina il secondo posto. Il commento di Luca Cesaretti. Gara divertente, equilibrata, con il Napoli che ha iniziato meglio, ha subito poi il Milan nella fase centrale del primo tempo quando è arrivato anche il gol di Theo Hernandez. Napoli più propositivo, più voglioso nel secondo tempo, forse però un po' troppe imprecisioni da parte della formazione azzurra. Il Milan anche lui ha avuto la sua parte di errori, però con Theo Hernandez, con quell'azione, è stato sicuramente più capace di finalizzare alla fine porta a casa 3 punti. Si salutano i due portieri, Gollini tra l'altro era lì perché era andato a cercare di sfruttare la punizione di Politano, quelli del Milan esultano, si abbracciano, teste basse per il Napoli che forse sì, nel finale qualcosina di più avrebbe meritato, clamoroso l'autopalo di Simic, ma il risultato dice Milan 1, Napoli 0, Milan che si porta una sola lunghezza alla Juventus che però domani chiuderà questa 24esima giornata ospitando l'Udinese, il Napoli campione d'Italia al momento è nono in classifica. Quindi fuori anche dal piazzamento europeo. E dunque io ricordo che nella penultima partita della 24esima giornata del campionato di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, il Milan ha battuto il Napoli per una rete a zero decisivo, una gol di Theo Hernandez al 25esimo del primo tempo. Grazie a tutti per l'ascolto, ma rimanete sulle onde di Radio 1. Buon proseguimento di serata.